get it almost every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their clues to keep it tight. Buongiorno amici, eccoci qua anche oggi nel nostro salottino di chiacchiere e caffè. Sono molto sorridente perché ho un ospite simpaticissimo che aveva già iniziato a farmi appunto ridacchiare. Bene. Ve lo presento subito per chi ancora non lo conoscesse, lui è Walter Basso. Benvenuto. Salve. Walter. Ecco, sono appunto contentissima. Ti presento, ripeto, certo, per chi ancora non ha il piacere di conoscerti, autore, umorista, editore, ma anche volto noto, insomma, per gli appassionati di Striscia la Notizia, perché sei un amico, ma anche collaboratore di Moreno Morello, in particolare nei servizi con Moreno Morello. Quindi abbiamo intitolato la puntata di oggi Scantabauchi. Sì, dopo spieghiamo bene, sì, cos'è, certo. Da Campo San Piero, tua città natale, sì, dove ancora risiedi, in provincia di Padova, dove tra parentesi anche io sono nata, sì, ecco, mia nota biografica, a Striscia la Notizia. Quindi per così sottolineare questo percorso comunque che ti ha portato dalla provincia padovana agli albori anche, insomma, della, sì, conoscenza nazionale da parte del pubblico, certo, di Striscia la Notizia. Allora, cominciamo col dire che intanto sei un editore, sì, specializzato in libri in lingua veneta. Soprattutto in lingua veneta, ecco, sì, principalmente. Quindi grande attenzione alla cultura veneta. Scantabauchi, infatti, è un nome molto originale, il nome della tua casa editrice, sì, e te me spiegavi cosa, sì, vuol dire. Allora, Scantabauchi, edizioni Scantabauchi, centro di cultura veneta, il marchio, sì, completo. Uh-huh. Scantabauchi è un termine molto usato, parlo in veneto così, sì, molto usato soprattutto nel padovano, nel trevigiano, nel veneziano. Abbinava un altro termine, Scantabauchi e sveglia macachi, ecco, che definisce un oggetto di solito contro qualcuno che non è propriamente sveglio, ecco, un po' macaco. Un po' macaco, un po' anche mona, per dire un termine mona, se può dire, molto, sì, utilizzato, dai, un po' cretino, picchia magari o con la testa o con le gambe, roba del genere, e improvvisamente è un po' un risveglio intellettuale. Allora, quell'oggetto, ecco, in cui batte è lo Scantabauchi. Ecco, quindi è l'oggetto, insomma, che sveglia il bauco. Che sveglia il bauco, ecco, esattamente. Ed è, bravo, il nome appunto che hai scelto di dare alla tua, sì, casa editrice, anche un po' provocatorio, perché magari scrivi testi che si spera possano anche svegliare un po', destare sì, dalla diciamo, disattenzione verso la cultura veneta in particolare, no? Sì, infatti, principalmente l'editrice Scantabauchi è nata proprio intorno a me. Doveva servire quasi solo per me, nel senso che io come umorista ho pubblicato parecchi libri, saranno una ventina, soprattutto sì, nel settore umoristico. Moltissimi. E un po' anche, diciamo, abbastanza aperti come linguaggio, quindi mm-hmm, molto. Però poi ha preso un po' il largo sta casa editrice e quindi ha cominciato a fornire anche altri autori, quindi sono nate varie collane, sia quella che sono versi e roversi, che è di poesia, oppure che è quella della fantascienza addirittura, che è quella narrativa, in cui entra anche a libri sia in veneto che in italiano, però diciamo che principalmente curiamo la cultura veneta. Che è una gran bella cosa. Io, sì, purtroppo denuncio, e quindi mi leggerò un po' di libri in veneto, un po' di ignoranza del dialetto veneto, perché essendo di origine sarda, come dice il mio cognome, certo, a casa non abbiamo parlato tantissimo, beh, veneto, male, anche se mia mamma è veneta proprio delle tue, beh, parti. Chiaro, essendo due etnie E diverse, dovevano diremo, pur comunicare, no, in italiano, se però usano l'italiano. Come senti la cadenza veneta, insomma, ce l'ho, Certo. Mi è anche abbastanza simpatica. Allora, voglio subito mostrare delle pubblicazioni perché sono appunto molto molto carine. Questo, ecco, Questo è Veneto nuovo. Italiano, È una un po' terza pocket, edizione, un po' portatile così, sì. nuovo dizionario da Da Scarsea, Scarsea, appunto tascabile, portatile, portatile. Veneto Italiano di Walter Basso, curiosità etimologiche, modi Eccolo. di dire, proverbi, indovinelli, frasi di uso comune, tavole illustrate. Bellissimo. Sì, quindi diciamo che fresco di stampa. Pur sintetico, da circa 8.000 termini, e quindi non è solo la definizione della parola, che è proprio un po' la cultura veneta, quei proverbi, i modi di dire queste cose, quindi si può leggere come un libro, quasi narrativo, insomma. Ecco, quindi davvero pieno di mille curiosità, Certo. perché comunque c'è molta passione, devo dire, almeno da parte dei veneti, per la loro lingua. C'è una riscoperta, soprattutto Sì, negli ultimi anni, sì, questo della sì. cultura tradizionale veneta, del Anche teatro perché vedono che sta veneto. sparendo, quindi È ci si rende bravo, conto che è meglio si recuperarlo. corre ai ripari anche a livello di teatro,
Abruzzante, certo. Goldoni, c'è certo, davvero c'è un grande recupero, grande sì. passione. Poi abbiamo questa coloratissima edizione, molto simpatica, un po' a fumetto, leggo, allora, Loco, un pien di allegria per l'anno nuovo 2011. Tutto bene, tutto sì, anche è questo. Giusto, cos'è questo, questo Loco? Questo è un almanacco umoristico mm-hmm. che ha seguito il seguito di quello che faceva Dino Durante, noto autore padovano, che è stato anche il mio maestro, che è mancato nel 2002. Il grande Dino Io, Durante, ne ho certo. continuato la tradizione con un libro mio che ricordasse poi il suo, che lui aveva piacere di tenere vivo, che però non è stato possibile per vari motivi, in modo che questa tradizione di questo almanacco non andasse persa completamente, capisci? Ecco, vedo qui una nota interessante perché è giusto anche sottolineare il rapporto che hai avuto con Dino Durante, Certo. il noto autore umorista padovano che hai conosciuto nel 94. Nel 94 l'ho conosciuto. E quindi con lui è iniziato la tua avventura nel mondo della letteratura sì. veneta. È stato un grazie po' a lui, sì. il tuo cicerone che ti ha traghettato. Esatto, diciamo. Il mio mentore, diciamo. E quindi infatti lui mi ha un grande seguito, maestro. Sì. E infatti lo stile era un po' lo stesso, poi ho perfezionato, modificato il mio negli anni, poi scrivendo, continuando a scrivere, però all'inizio scrivevo proprio come lui, perché era proprio una mia passione, lo leggevo da quando ero ragazzo, capisci? Ma quindi tu hai avuto sempre questa passione, Sì, insomma, no, per l'umorismo, sì. un po' caricaturale anche veneto? Sì, pensa che da ragazzo io leggevo i giornali al contrario, Famiglia Cristiana, Domenica il Corriere, quando potevo, perché nell'ultima pagina c'erano le barzellette oppure le vignette. Ah, quindi già eri e attirato istintivamente ero attirato dall'umorismo. All'umorismo, esatto. Questo sì, ero attirato esattamente all'umorismo. Questo... Mi piacevano le barzellette, però l'ho scoperto come attività a 42 anni. Ah, quindi quando ho in perso, età più quando adulta. Ho conosciuto Dino Durante, quando ho perso il posto di lavoro, io ero responsabile di negozi di abbigliamento di grandi superfici, ho perso il posto di lavoro e mi sono inventato un lavoro nuovo. Ma sei stato bravo e hai vissuto con ironia anche un momento magari difficile. Sì, sono diventato umorista per disperazione, diciamo. È d'altronde un po' come Pierrot, insomma. Esatto, con esatto. È una componente sì, dell'umorismo, anche quello di essere tristi molte volte comunque. Sì, ma sicuramente sarai una persona sensibile. Oggi cercheremo di conoscerti un po' meglio. Vabbè. Allora, presentiamo anche quest'altra pubblicazione che è un po' un'anteprima che ci dai. Allora, cognomi e mestieri. Vediamo una bicicletta raffigurata con dietro una gallinella nella cesta. Bicicletta Gallinaro. Ah, ecco, proprio bicicletta Gallinaro. Del Gainaro, il padiglione. Del Gainaro, quindi una riscoperta di questi antichi mestieri legati che ai cognomi, però. Veramente affascinanti. Quindi, ad esempio, Favaro. Favaro, che deriva, che vuol dire fabbro, che tra l'altro era Favaro Ferraro, perché quello che ferrava i cavalli si chiamava Ferraro addirittura. Ah, da cui derivano i cognomi di Favaro, Favaretto, Favaron, Ferraro, De Ferraris, Ferraris, Ferrari. Cioè, tutti questi cognomi io li ho ricercati, diciamo, non sono tutti, sono una cinquantina, e di ognuno è stata fatta l'etimologia del lavoro, del termine, molto di derivazione, questa cosa. La diffusione in Italia, i proverbi, i modi di dire legati a questo tipo di lavoro, un'intervista a un signore che faceva, o che ha quel cognome, o che faceva quel lavoro, delle foto proprio autentiche di oggetti proprio fatti in studio da noi, e un vocabolario alla fine di ogni lavoro dove sono i termini. Perché là io quel libro l'ho scritto in uno slang che è misto tra l'italiano e il veneto. Giustamente, non puoi tradire, ecco, è la tua ecco. passione. Quindi poi ogni parola veneta qui ha l'etimologia esatta ed è spiegata. Ma per esempio Beccaro, si sa che è un lavoro proprio... Beccaro, perché, ma sai perché si chiama il macellaio, si chiamava... No, ah no, il Beccaro è il macellaio, vabbè, Beccaro. È il becchino degli animali. Si chiamava Beccaro, Beccaro all'inizio, perché all'inizio i macellai vedevano solo carne di becco. Becco. Non di cornuto, esatto, erano gli uomini cornuti. Sono ancora venivano gli macellati. No? Il becco è il maschio della capra. Ah, ecco. E quindi beccaro. La carne che si vedeva, siccome c'era povertà, non tutti avevano i soldi per comprarsi la carne del maiale, ce l'avevano in casa. Vendevano carne, esclusivamente carne di becco. E quindi da lì Beccaro. Da lì Beccaro. Che è il macellaio. E il Becker a Venezia. Insomma, e il becchino non c'entra niente. Il becchino non c'entra niente perché il becchino si chiamava Pissegamorti. Pissegamorti. In Veneto, no, il termine spiritoso. Il becchino. Ecco, spiritoso il termine, ma il... Pissicava il morto per essere sicuri che fosse morto. Secondo me, una volta la medicina non era l'avanguardia come adesso. Un antico mestiere, quello intramontabile, perché purtroppo si sa che si scampa da tutto, no? Ma no, da qui, ecco, esatto. Parlo un po' in veneto, sì, mi sto giusto, imparando, mi sto ispirando a te. Poi Sartore, per esempio, il Sarto. Il Sarto, sì, ecco, Sartore, così. Sarto. Callegaro. Callegaro, era il calzolaio. Il calzolaio, no? Esatto. Ah, vedi, bravo, questo lo sapevo, perché mio padre lavorava nel settore delle calzature, allora sapevo che gli antichi esatto. calzari, sì. Insomma, il Callegaro. Marangon, il falegname. Marangon, che tra l'altro il Marangon era un palombaro che aggiustava le chiglie delle navi che andava sotto acqua, aggiustava il legno, da là è arrivato il termine poi anche per l'uso di lavorare il legno fuori. Ah, quindi un po' una ricerca, diciamo, non è
Poi quello che è importante è che ho cercato di farlo anche divertente. Cioè tutte le mie pubblicazioni, anche quelle più serie, come Tutte anche... scantabauchi, Sì, tutte diciamolo, queste scantabauchi. sono tutte scantabauchi. Chiaro. Non vai a promuovere altre Allora, case eh no, sì, editrici, magari io sono qui. No, giustamente. ma cerco di fare in modo che diventino divertenti. Anche il dizionario, io ne ho fatto uno per la Garzanti Vallardi. Eh Anche sì, quello è giunto in vedo qui, terza edizione terza nazionale, edizione. Mi bello. ricordo quando è uscito, mi ha chiamato il direttore della collana, dizionari regionali, mi ha fatto i complimenti, mi ha detto complimenti, signor Basso. Ha fatto una cosa veramente divertente. È una caratteristica forse del fatto di essere umorista, quindi cercare i termini Certo. e spiegarli in maniera divertente. E so che il dizionario si vende sempre, per quello che dicevi anche tu prima, che c'è un recupero delle tradizioni, della lingua, della Della cultura cultura veneta, veneta. questo è vero. Molto E in bello. più se trovi anche il dizionario che non è pesante da No, è leggere. vero, perché tanti dizionari, soprattutto i giovani, che è bene che si avvicinino al recupero della cultura veneta, spesso sono un po' intimoriti dalla Certo. pedanteria di certi dizionari. Invece questi sei proprio simpatici. Infatti, guarda, Ma se questo vuoi. Walter, scusa, lo stiamo presentando in anteprima, quindi ho anche Sì, questo quello in onore. anteprima Quando esce tu hai in allora? mano una bozza che è solo che è una bozza iniziale. Benissimo, Perché quindi ho questo onore di dare la l'originale notizia. esce fra 10 giorni. Ecco. Praticamente è una copia fatta in stampa digitale che serviva come campionatura. Benissimo, quindi è Quindi lo dai mostrato in da... notizia in anteprima. Ma sono felicissima, lo puoi dire a Moreno Morello. Sì. Adesso, infatti, volevo arrivare a questa bellissima tua amicizia con il Moreno. noto inviato di Striscia la Notizia. E quindi dedicheremo ampio spazio anche con dei filmati. Ma prima, ecco, Un'altra così, ecco, cosa. mostriamo ancora tutte le tue pubblicazioni che mi hai portato oggi. C'è questo bellissimo calendario dell'Oco Lavoratore 2011. Ecco, qui vediamo l'Oco, molto molto carino, Quello è un po' un che riprende. marchio, diciamo ormai. Ecco, sì, esatto, un po' il marchio. E questo allora come mai sempre l'Oco È sempre collegato, è lavoratore? collegato ai cognomi e mestieri perché ho deciso di Ah, dedicare ogni ecco. mese dell'anno, escluso agosto, che è il mese in cui non si lavora, quindi il Mese mese di come la riposo. domenica, esatto, sì Ecco, ho signore. deciso di dedicare a un lavoro in maniera molto ironica qui, Ah, scherzando con la per barzelletta in esempio, tema. Gennaro mese dedica al fornaro, Al al fornaio, fornaro. fornasier, se è un Ah, cognome. fornasera, il fornaro, oppure Muraro. febbraio. Esatto, sto mese parliamo del muraro, è tutto Esatto. così, tutto Solo che ho le... fatto che è una roba molto importante perché siccome quello che regalo io con questo calendario non regala a nessuno perché mi ho messo 2 giorni più di vita, ho fatto 2 mesi e 32 giorni Ah, e che l'ultimo bello! giorno è sempre domenica. Non è mica Eh no, male, è due giorni a maggio. un calendario miracoloso, è Esatto, brava, bellissimo, ecco. migliore di quello del padre indovino addirittura. Esatto, e poi vedo che c'è anche la barzellettina arguta qui, e il Sì, proverbio in mamma mia, tema, sì. bellissimo, un tuffo davvero un po' nel passato e con Fatto in questo maniera però, approccio. fatto sempre, mai con grande nostalgia o tristezza, No, ironia. fatto con ironia in modo da strappare il sorriso anche a chi magari adesso ha un'età, a quell'età che certe cose gli mancano, le ricorda magari in maniera divertente. Chi non li conosce poi è troppo giovane scopre un mondo magari che non conosceva. Poi c'è anche l'oroscopo del mese, Sì. salute, cerchè de no distrarve, a morire seghe mette un attimo, seghe La mette un strategia. attimo. Ecco, davvero simpaticissimo con tutte le figurine, i fumetti e gli antichi mestieri. Complimenti, Grazie. davvero abbiamo mostrato tutte le pubblicazioni, quindi invitiamo gli amici, soprattutto gli appassionati di cultura veneta, ad andare insomma a Sì, recuperare nelle queste librerie pubblicazioni. si trovano che sono cose molto inedite, nuove, diciamo così, no, che Nuovissime, infatti stanno si vede proprio edizioni fresche di stampa. freschissime di stampa, Meno male. profumano ancora di macchina della stampa. Allora, passiamo invece a un'altra parentesi, credo anche molto gratificante della tua vita, che è la collaborazione con la redazione di Striscia la Sì. Notizia. Tu sei anche giornalista pubblicista, quindi Sì. insomma hai del tutto cognizione di causa in questo senso. Sei fornitore, si può dire così, di notizie in qualche modo, Sì, dal beh, territorio. diciamo sì che sono partito all'inizio, ho conosciuto, ho avuto la fortuna di conoscere Moreno, Che è di però, Padova, che è tra di l'altro, Padova, diciamolo, credo, dell'Alta Padovana proprio anche il lui. giorno che lui ha esordito Striscia. Io ho fatto una Ah. segnalazione della mia zona così su spinta di mia moglie, che è la promotrice di tutti i miei incontri più fortunati, mia Ma dietro moglie. un grande uomo c'è sempre una grande Beh, questo è donna. vero, devo dare Lo atto a mia moglie che confermi. mi ha fatto conoscere tutte le persone giuste al momento giusto, senza Brava. conoscere lei, Salutiamo la peraltro, moglie allora. senz'altro. E l'ho conosciuto per caso proprio il giorno del suo primo servizio, è nata un'amicizia,
L'amicizia è nata subito una piccola collaborazione, nel senso che lui aveva bisogno di un supporto in zona qui all'inizio e io riuscivo a trovare tutte le cose che le servivano nel giro di un'ora, le trovavo tutto quello che serve, trova robe suo. Fantastico. È iniziato poi come segnalatore, quindi segnalando delle cose, poi lui ha deciso di farmi collaborare come spalla nei servizi, soprattutto quelli che hanno sapore veneto, ecco, diciamo, dove c'è bisogno di un po' di ironia, di satira. Ecco che ci sono io che li fa da spalla, interpretando ruoli spaventosi di tutti i generi, perché ho fatto dal petroliere, dal frate al prete, Babbo Natale, ho fatto 60, circa 60 personaggi in 8 stagioni, perché sono 8 stagioni che collaboro con lui. E quindi sei anche attore, insomma. Sì, tra virgolette. Attore umorista. Diciamo che con lui è una soddisfazione lavorare, perché prima è molto bravo, è una persona che ha una grande umanità e un grande senso dell'amicizia. Poi non si è montato la testa per niente. Lui, ecco, vediamoti qua, ti vediamo con Moreno Morello, tu nero e lui bianco con la sua mise. A Bruxelles. Sempre bianca. Tra l'altro c'era una troupe che stava girando un film in Belgio e ci ha chiesto a me, a una ragazza che faceva la suora, parte della suora, di fare una camminata insieme, quindi probabilmente poi saremo anche presenti con un piccolo cameo dentro un film belga. Ah, che meraviglia! Quindi sì, anche davvero un sodalizio professionale, ma anche una bella amicizia, perché sento che appunto stimi molto Moreno Morello. Molta stima. Io l'ho incontrato, devo dire, in un paio di occasioni, perché è spessissimo comunque qui a Padova, è molto legato alla città, al territorio. È stato anche in giuria, in concorsi umoristici, anche di bellezze over 50, io ero in giuria, è stato molto simpatico, molto carino, ed è vero, non si è montato per niente la testa. Come lo vedi? È una persona normalissima con cui passi un'ora assieme e passi un'ora con una persona comune, un amico. Bravo ragazzo, come si suol dire. Abbiamo dei filmati che ti inquadrano appunto in servizi di Moreno Morello a Striscia la Notizia, che penso derivino da tue segnalazioni, quindi chiedo alla regia di mandarli in onda. Sì, diciamo non tutti. Alcuni, però vediamo anche te, quello mi interessava molto, appunto ritrarti così nei servizi di Striscia. Andiamo con le immagini e poi torniamo con Walter Basso. Voi avete subodorato l'ennesimo raggiro ed è per questo che ci avete chiamati, perché non vi fidate di mandare un vostro rappresentante direttamente in Germania. Stia tranquillo che forse un rappresentante, un esperto, uno scienziato di materiali edili, forse riusciamo a trovarlo noi. Ecco, sì, sarebbe lei. Lei vuole dirmi che è l'esperto in scienza delle costruzioni? Ostia, mi so capomastro a Massansago, in provincia di Padova. E allora andremo in Germania, a Colonia, dove deve avvenire lo scambio direttamente con il nostro esperto. Venite con noi. Ed eccoci a Colonia, nel nord della Germania. Come potete vedere, il nostro carpentiere è affascinato dall'opera dei colleghi locali. Nel frattempo i diplomatici ci hanno chiesto di predisporre una fornitura di porti infissi e piastrelle da spedire in Nigeria. L'incontro dovrebbe avvenire qui a Colonia in un hotel, ma la richiesta è partita da un fantomatico ufficio sito in Odenwaldstrasse numero 40. Andiamo a vedere se esiste questo ufficio. Venite con noi. Eccoci in Odenwaldstrasse. Ora non ci resta che cercare il civico numero 40. Venite. Ed eccoci al civico numero 40, ma ovviamente non c'è nessuna sede diplomatica. Temiamo che finisca nell'ennesimo raggiro World Championship, ma francamente le temperature stanno diventando proibitive. Immaginiamo di dover trovare una soluzione. E allora, per acquisire energie e calorie sufficienti, non ci resta che allinearci alle tradizioni locali. L'incontro è fissato per domattina. Con ineccepibile puntualità, ecco che giunge il sedicente diplomatico. Ci propone fin da subito la compilazione di un modulo di adesione a un fantomatico circuito diplomatico. Ok. Cosa we have cash? Il soggetto sembra interessato solo al pagamento della tessera e non alla tipologia del materiale da acquistare, del quale si occupa invece il nostro rappresentante. Il nostro bizzarro complice espone il materiale edile da acquistare e da un armadio spunta Morello. E solo più tardi il finto diplomatico si accorge di lui. Lei è del corpo diplomatico? No. Ah no. Ma dove sono i soldi? Noi pensavamo che i 120.000 euro lei ce li portasse qua e noi pagavamo la tessera diplomatica, giusto? E invece i 120.000 euro, quando ce li manda? Mr. Usman is sending somebody to bring it. From here we have to go to Bonn and from there we pick it up.
quando andiamo a Bonn, siamo a Colonia, come facciamo ad andare a Bonn? Perché le spiego, in Italia ci sono delle aziende che magari hanno pagato i 1500 euro e poi non hanno più visto nessuno. Com'è successo? I don't know this. Lei ci fa vedere che è un agente del corpo diplomatico? I don't know about that. Ah, non so niente, lei è venuto qui solo per prendere i 1500 euro e poi andare a Bonn? Non vada via. Usman, il cappotto. Di chi è questo cappotto? The jacket. Mister, the jacket. Sì, andiamo a Oswald Street. Ecco, divertentissimo. Sì. Stavamo commentando le immagini con Walter Basso. Intanto ti abbiamo visto che facevi il complice, sì, così, molto simpatico. Un classico, esatto. Delle truffe dei neri su... che di solito ci fanno dall'Italia, ci spostano all'estero per avere l'incontro, non si fidano in Italia, ci fanno spostare. Certo, beh, questo ti porta anche a viaggiare con Moreno, sì, insomma deve essere un'esperienza anche umanamente divertente. È divertente. Che arricchisce, certo, no? Certo. Ti fai qualche viaggetto di qua e di là. Sì. Però stavamo sottolineando insieme l'importanza poi di questi servizi di Striscia, no? Che in qualche, sì, modo ti fanno anche sentire partecipe di, beh, infatti, azioni di denuncia anche sociale. Sì, sì. Voi non denunciate, mi spiegavi, vi sostituite ovviamente alla giustizia, però portate alla luce delle faccende losche, delle cose spesso anche vergognose, sì, che spesso la polizia o chi di dovere magari non risolvono, non sono al corrente. Infatti una cosa particolare è che Striscia ha 20 anni, 21, 22 di vita. Striscia ha 20 anni, 22 di vita ormai, per merito della gente. Sì. È un programma che è fatto dalla gente. Credo, perché se sia la azione arrivano sempre in redazione a Moreno, in redazione a Milano, agli altri, anche a noi segnalatori che lavoriamo insieme, arrivano a centinaia, quindi noi dobbiamo solo fare una sfoltitura, noi, uh-huh, diciamo Striscia fa una sfoltitura di quello che arriva e poi si manda in onda. Il nostro compito, comunque il compito nostro di Striscia, non è quello di denunciare, è solo quello di far vedere. Certo. Noi non possiamo offendere nessuno, non possiamo mettere le mani addosso e reagire con nessuno, no, dobbiamo, no, anzi, scappare, ve le prendete spesso, qualche volta abbiamo visto i poveri inviati di Striscia. Però poi, quando noi tiriamo, noi, Striscia porta alla conoscenza il fatto in prima rete alle 8 di sera, cosa, uh-huh, poi c'è sempre i movimenti della polizia, delle finanze, cose del genere. Infatti per una sicurezza Striscia è stradenunciata, però non ci abbiamo problemi. Perché? Perché ogni servizio che voi vedete in televisione che dura 5 minuti, uh-huh, in realtà c'è un girato di un'ora e mezza, due ore, che viene messo in parte per poi quando la magistratura arriva, se questo è il tutto, uh-huh, quindi ha modo di vedere che noi siamo sempre. Ma abbiamo visto precisi, casi eclatanti tipo quello di Vanna Marchi, adesso, esatto, senza, però davvero ci sono stati poi interventi importanti della magistratura, certo, grazie a segnalazioni di Striscia. Infatti non si sbaglia mai, non si fa mai un servizio se non si è sicuri al 1000 per 1000 di avere ragione, certo, basta un 0,1% perché il servizio non si fa. Quindi grande etica professionale comunque, sì, in questo, sì, senso, sì, e davvero Striscia è diventata sicuramente la trasmissione nazionale popolare più seguita, guardata, più guardata e anche molto amata. Vediamo un altro servizio che ci hai portato, sempre con Moreno Morello, e poi torniamo qui in studio. Se ad andare all'acquisto con delle banconote si rischia sempre l'equivoco o la fregatura, ed è per questo che, come insegna Enzino Iacchetti, in tempi di crisi bisogna ingegnarsi per ideare dei lavori utili, e noi suggeriremo come servizio al turista l'addetto alla computazione degli spiccioli, che riduce il margine di errore, infonde tranquillità nel turista, ma soprattutto è un lavoro gratificante. Si sente gratificato lei? Ostia, finalmente mi sento uno che conta. Naturalmente, lei ha contato benissimo, ci dà un pacchetto da 6,50 euro che vogliamo evitare, ecco, errori alle biglietterie. Guardi, mi tenga il microfono perché io mi prendo anche il suo strumento di computazione e porteremo il tutto naturalmente alle biglietterie di Venezia. Venite con noi. Con ironia, il nostro contabile acquista il biglietto con l'importo giusto, in spiccioli, così da non correre rischi. La precisione del contabile urta il bigliettaio, che esce per avventarsi sull'interlocutore. Allora, amico, attenzione, non li ha appoggiati là, tranquillo, tranquillo, dopo che gliene hai sottratti parecchi, ne sono spariti parecchi dalle sue mani come dagli altri. Se ha bisogno le diamo un pallottoliere, lei le mani se le tiene in tasca e se le usa, non le usa per far sparire i soldi e tantomeno per mettere le mani addosso a qualcuno. Quindi lei si chiude lì dentro, giusto? Allora stia tranquillo, che cosa ha fatto? Chi ha spinto? Le mani, lei le usa in maniera impropria, uno per sottrarre i soldi alle persone, l'abbiamo filmato più volte, lei e i suoi colleghi, e poi lo usa pure per picchiare le persone. Si accomodi e grazie.
Morello reagisce verbalmente al trattamento subito dal nostro attore. Una vera aggressione. La Venezia con queste persone per ora la chiudiamo qui. Moreno Morello, a voi Striscia. Walter, abbiamo visto che te le sei proprio prese, insomma. Sì, cioè, c'è una comunione tra me e Moreno. Lui fa l'intervista e io le prendo. Si è arrabbiato moltissimo. Sì, perché proprio... non se l'aspettava. Cioè, non era mai successo, diciamo, con tutti i servizi che avevamo fatto assieme. Ma qui c'è stata una reazione un po' sproporzionata e quindi... Però insomma ha fatto bene davvero, abbiamo visto Moreno Morello anche... partecipe, no? Sì, si vede anche... che non recitava. No, anche perché lui diciamo per carattere non le ha mai prese, anche perché riesce a contenere sempre nell'ambito della parola. Non è come Staffelli che abbiamo visto che se ne è prese no, Valerio Staffelli di tutti. No, le prendo io al posto suo comunque, non c'è problemi. Ecco, però con questa ironia magari ci fai una risata oppure rispondi, temeni anche te. esatto. Va bene, allora mi faceva piacere ricordare questa importante tappa anche tua professionale umana, che è appunto la collaborazione con Striscia, che penso continui, no? Sì, continua, infatti. Ecco, quindi ancora dei servizi in onda anche sotto Natale. Esatto, io adesso Natale. So che se devo fare delle segnalazioni dal territorio o protestare su cose che a ognuno possono capitare. Ma diciamo a tutti si può fare. Ecco, diciamo amici, chiamate Walter Basso, insomma, diciamo se vuoi vi dico il sito dove posso mandare segnalazioni, che è www.edizioniscantabauchi.it, dove c'è l'email, e lì posso segnalare, naturalmente non segnalando proprio le cose. Qualcuno mi segnala che ha questionato quel vicino da casa. No, le cose un po' più toste, è l'uomaro del sito di casa, non sia a finestra, che non sia in caso. Però in generale, insomma, se sono segnalazioni importanti, si cerca di intervenire. Va bene, ma io devo dire che ne ho una da farti, grossa. Già. Sì, grossa. Diciamo che... davanti tutti, così poi sanno anche dove. No, adesso non ancora te la dico dopo, magari mi dai una mano, perché è una cosa, insomma, che comunque riguarda la giustizia, anche lì sociale. Dopo ti racconto. Allora, siamo quasi in chiusura. Volevo ricordare che tu hai anche partecipato, scritto, cos'è, Filò 2009, è uno spettacolo teatrale girato in un'autentica stalla veneta con attori locali. Sì. Ecco, adesso non mandiamo in onda le immagini perché siamo quasi in chiusura, però davvero anche questa è un'esperienza. Vuoi trovare le proprie radici, perché ho fatto a tempo il Filò, che era la veglia in stalla che si faceva una volta, io ho fatto a tempo viverla, diciamo, un paio d'anni quando ero bambino. E siccome molti anziani ne sentono la necessità di ricordarla, i giovani non lo conoscono, è nato sto DVD, in cui una specie di docufilm, diciamo, molto semplice, curato da me, che ha funzionato, sta funzionando anche bene. Bene, quindi sempre davvero un'attenzione, una sensibilità agli antichi mestieri, a questo piccolo mondo antico che è bello riscoprire anche i giorni nostri. Certo. Allora Walter, io ti ringrazio, grazie, abbiamo finito il tempo a disposizione, ti avrei ascoltato ancora per ore, altre occasioni. Ma assolutamente, adesso conosci la trasmissione, sai che qui c'è questo salottino dove ci fa piacere conversare con tanti ospiti, quando vorrai insomma, raccontarmi altre cose ti aspetto volentieri. Allora amici, salutiamo il simpaticissimo Walter Basso, che ciao, ci ha tenuto voi compagnia, salutaci Moreno Morello. Senz'altro. E chi volesse fargli appunto delle segnalazioni si colleghi al sito di Scantabauchi, la casa editrice, oppure direttamente al sito di Moreno, non c'è problema. Benissimo, grazie anche per queste dritte amici, lo stacchetto pubblicitario che abbiamo sempre nella nostra trasmissione, poi torniamo qui in compagnia di un altro ospite, a tra poco. Amici, siamo tornati nel nostro salottino di chiacchiere e caffè, stavo già ciaccolando con il nostro nuovo ospite che vi presento subito. Lui si chiama Giovanni Rattini, benvenuto Giovanni. Bene, grazie. Eccoti qua con questa bella criniera bianca, molto molto carina. Allora, sei scrittore, cioè oggi sei qui in veste di scrittore perché presenti due libri molto belli, editi dalla casa editrice Cleup, se non sbaglio di Padova, vero? Allora, c'era una volta il trenino dell'altopiano, puntini puntini puntini, viaggi, storie e ricordi lungo la ferrovia, quindi il tema è di quelli che io adoro, un po' romantici, che ci riportano al passato, no? Romanticismo per definizione, qualcosa che ti allontana un po' dal presente, e quindi il trenino è qualcosa che comunque fa sognare, no? Fa sognare i bambini ma anche gli adulti. Questo è appunto il primo libro, da cui, lo dico subito, poi approfondiamo bene l'argomento, è nata una seconda edizione, sempre edito appunto da Cleup, che è Viaggi diversi.
Eccolo qui, diversi, scritto nel senso di appunto differenza, diversità, ma anche diversi come i versi delle poesie che sono state scritte anche da persone molto importanti. Citiamo Rigoni Stern, Mario Rigoni Stern, come Goffredo Parise, che scrivevano poesie appunto su questo treno e tu le hai raccolte. Ma chiedo a te di raccontarci tutto di queste due pubblicazioni e così di accompagnarci in questo viaggio immaginario con questo trenino della memoria verso questo luogo meraviglioso che è appunto l'altopiano di Asiago. Beh, innanzitutto grazie per l'invito e grazie per avermi chiamato scrittore, mi sembra addirittura esagerato. Diciamo che mi piace scrivere e poi ho scoperto in questi ultimi anni che mi piace molto andare a cercare le storie delle persone. Credo che ognuno ha una storia da raccontare e forse siamo abituati dalla televisione, dai giornali, riportano solo le storie, quelle delle persone famose, delle persone conosciute. E invece ci sono tante piccole storie molto più vicine a noi e che sono sicuramente molto interessanti. Certo. E io, come ti dicevo prima, vado in vacanza sull'altopiano dal 74. Tu sei di Padova, io però. Sono di Padova, sì, però vado in vacanza sull'altopiano come tante altre persone dal 74 e quindi ho sempre sentito parlare di questo fantomatico, possiamo chiamarlo trenino, perché praticamente non esiste più niente. Ci sono in circolazione tante cartoline, tante fotografie, però in occasione del 50° anniversario dell'ultima corsa, che è stata il 31 luglio del 1958, quindi nel 2008 nel 2007 ho cominciato a cercare, ho detto ma ci sarà ancora qualcuno che si ricorda di questo treno, avrà qualcosa da raccontarmi, così. E non me ne sono reso conto subito, ma è come se avessi toccato veramente un nervo scoperto, perché c'è tanta di quella gente, tantissime persone che hanno una grandissima nostalgia di questo mezzo. Certo. e che naturalmente si lamentano del fatto che sia sparito dalla circolazione. Quindi ho cominciato pian pianino a raccogliere delle testimonianze, degli aneddoti, così. Ti dirò che era una situazione un po' così strana, perché io telefonavo oppure mi presentavo a casa di queste persone, suonavo il campanello, esatto, quindi dovevi superare la diffidenza iniziale. Certo. Poi molte di queste persone anziane, l'ultimo macchinista che ho intervistato aveva 102 anni quando l'ho intervistato, e quindi insomma sempre di Asiago. Lui è di Schio, di Schio, però ha lavorato tanti anni sulla linea, capito? Quindi è stata proprio la voglia di andare a cercare delle storie, e poi mi sono reso conto di come le persone abbiano anche il piacere di raccontarle certe storie. Bisogna però riuscire a entrare in sintonia, e la mia chiave d'accesso per entrare in sintonia con queste persone è stato sicuramente quando ho detto ma avete qualcosa da raccontarmi del trenino? Lì è stato come se si stabilisse veramente subito un contatto. Subito il contatto, vedi. La diffidenza svaniva grazie anche al ricordo. Hanno cominciato a raccontarmi tante cose. Io mi sono reso conto, è come se mi avessero dato la chiave di un baule impolverato, pieno di ricordi, e mi avessero detto adesso andiamo a curiosare, a vedere che cosa che c'è meraviglia. In questo baule. Tu hai aperto questo baule. E io con loro, ma è stato un grande regalo che loro mi hanno fatto, non, certo. Non posso negarlo, è stato l'emozione, veramente un grande regalo. Grande. E la controprova l'ho avuta, perché poi io naturalmente facevo la spola tra Padova e l'altopiano di Asiago, andavo a intervistare queste persone, tornavo a casa, scrivevo, poi tornavo a rileggere le storie a loro, in modo che tutto andasse tutto bene, certo. Non ci fossero... Esatto. Un bel lavoro di documentazione storica, proprio. Insomma, sei stato ligio. E l'unica persona che poi non sono andato a risentire è stato questo vecchio macchinista di 102 anni che viveva alla casa di riposo a Asiago, e che dopo averlo intervistato ho chiamato il figlio dicendo io ho parlato con suo padre, vuole sentire cosa ho scritto, insomma così. E gli ho riletto tutto quello che gli avevo scritto, e lui mi ha detto ma io queste cose di mio padre non mica le sapevo. Quindi ma addirittura hai avuto quella soddisfazione. È stata la conferma che sicuramente mi avevano fatto un regalo aprendo insieme a me questo baule dei di ricordi. Beh, è un bellissimo racconto anche che ci stai facendo. Sì, è stato veramente molto emozionante, dico la verità. È stato pian pianino, è stato gradatamente diventato molto emozionante, ma ti dirò che poi all'inizio io non ero partito per scrivere un libro, io ero partito proprio per la curiosità di andare a scoprire se c'erano ancora dei ricordi, degli aneddoti, così, rimasti in sospeso. E invece poi la decisione che diventasse un libro, il primo, è stata proprio quando, ritornando
a bussare alle porte di queste persone e chiedendo per rileggere quello che avevo scritto, più di qualcuno mi ha accolto con le lacrime, cioè con gli occhi. Sì, commossi, così. Davvero la commozione. E allora a quel punto ho deciso che non volevo che rimanessero dei fogli sparsi, ho detto voglio fare qualcosa di concreto, insomma, mettere insieme tutto questo lavoro e quindi... E ne è nata davvero una pubblicazione bellissima. È nata una pubblicazione che ha inaspettatamente avuto un grande successo e... Come ti dicevo prima, la cosa che mi è mancata molto, è stato che tra le tante persone che sono andato a sentire, una era Mario Rigoni Stern. E nel settembre del 2007 mi ha detto, ah sì, sono andato a casa sua, sono riuscito a parlare con lui. Che non è facilissimo. Che non era facile, giustamente, perché la moglie faceva un po' da filtro, ma non per cattiveria, ma sicuramente perché la casa di Mario era un po' un porto di mare, tantissime persone andavano in cerca di lui. E quindi sono riuscito a parlare con lui, sua moglie l'ha chiamato, si è seduto fuori sulla terrazza e gli ho raccontato quello che stavo facendo. Ancora il libro era... Così. Una chimera. Sì, insomma. Esatto, però gli ho detto, io sto raccogliendo del materiale sul trenino, sui ricordi, sugli aneddoti, un po' così. Non mi interessava trattare l'argomento meccanico del mezzo, perché certo. Poi erano stati scritti degli altri libri, a me interessavano proprio le storie delle persone. Umane, esatto. Le vicende umane. E allora lui mi ha detto, ma io avrei tante cose da dirti, sì, solo che in questo periodo sono molto occupato, molto preso, e quindi dovremmo risentirci fra un paio di mesi. E quando poi ho cominciato a cercarlo dopo un paio di mesi, già aveva cominciato a stare poco bene, per cui abbiamo aspettato così, però poi a un certo punto ho dovuto lasciar perdere e purtroppo manca, più che altro manca perché c'eravamo ripromessi, era un lavoro al quale mi dava l'impressione gli avrebbe fatto piacere partecipare. E quindi... C'è solo forse questo piccolo rammarico da parte questo, tua? Questo, sì, manca questo. Però è un libro che ha avuto anche molta fortuna e anche tutta una serie di piccoli valori aggiunti, quello. Questo qua, sì. Ecco, lo rimostriamo, appunto, eccolo qui. Ha tutta una serie di piccoli valori aggiunti, per esempio, è stato inserito nella biblioteca del Centro Internazionale del Libro Parlato, per cui è possibile... accedere per le persone non vedenti e quindi scaricarlo e sentirlo, ascoltarlo, sentirlo leggere. Questo è un bellissimo strumento di comunicazione. Che a me è piaciuta tantissimo, anche perché il target, le persone che così immaginavo avrebbero letto questo libro, pensavo fossero persone anche di una certa età e quindi magari con qualche difficoltà. Infatti una cosa che ho chiesto alla casa editrice è di fare i caratteri abbastanza grandi proprio per dare più la agilità, possibilità alle agilità, persone certo. di una certa età di poterlo leggere nella tranquillamente. Lettura. Ma ci sono delle immagini meravigliose che chiedo alla nostra regia di mandare in onda, così commentiamo appunto le immagini del trenino, di questi paesaggi splendidi. Ecco, già bianco e nero il trenino, quindi un tuffo romantico nel passato. Che poi questa è la copertina del secondo libro di Viaggi Diversi, esatto, praticamente. Che nasce appunto all'estensione, diciamo, del primo libro, C'era una volta il trenino dell'Altopiano. È l'estensione, sì, è perché... in occasione del primo libro ho scoperto che c'è tutto un mondo come c'era allora un mondo che girava intorno a questo trenino, c'è tutto un mondo che gira ancora intorno a questo trenino. È un mondo fatto di collezionisti, di appassionati, di treni che si ritrovano magari la domenica nei vecchi treni a vapore a farli funzionare. Collezionisti che comprano dei pezzi rari o dei pezzi, collezionisti che comprano cartoline, fotografie. Questa effettivamente è una vecchia cartolina recuperata da un collezionista che mi ha dato questa no, cartolina, scusa, una fotografia fatta a bordo del treno. Un documento storico anche importante. Esatto, ecco, sì. Io leggo sempre per fare un tuffo nella storia. No, vediamo. Ecco, questo per esempio è il primo biglietto del treno, è del febbraio del 1910 e qui si aggancerebbe il secondo libro praticamente, perché quest'anno, e io ti ringrazio infatti dell'invito nel 2010, perché quest'anno è l'anno del centenario della prima corsa del trenino. Il trenino è partito il 10 febbraio, cioè
la prima corsa 1910. È stata fatta la prima, il 10 febbraio 1910, quindi quest'anno è l'anno, è il centenario, e quel biglietto è stato staccato il 10 febbraio del 1910. Quindi davvero un documento storico importantissimo. Sì. Ecco, qui un'altra cartolina. Anche queste sono tutte foto del secondo libro, sì, sono queste sono cartoline, sì, queste vecchie cartoline. Ti dico, di quel treno praticamente in circolazione, sì, ci sono delle cartoline, ma per esempio del vecchio tracciato ci sono alcune stazioni, ma la follia ha fatto sì che sia sparito tutto. Cioè, ma non ci sono neanche le linee binari, è sparito tutto, i binari, i mezzi sono spariti tutti, è stato fuso tutto quanto, capito? Quindi non c'è più niente. Peccato, che davvero. Praticamente ne parli. E quindi sì, anche questa è un'altra cartolina, sì. Che poi era proprio bello, davvero un macchinario bello, guarda, che ci ricorda cosa, davvero. Ti dico, è stato veramente una scoperta per me, rendermi conto di avere veramente toccato un nervo scoperto, nel senso che la gente ha una nostalgia di questo mezzo, e poi effettivamente se guardi bene, pensa che ci sono delle persone che mi hanno chiesto, non so, anche quando andavo in giro a fare le presentazioni del libro, chiedevano a me se il treno sarebbe o meno ritornato a vivere. Io, naturalmente, però è il sogno di, è veramente il sogno, di molti. Questo, per esempio, il capostazione, sì. Si chiama Fausto Zanazzi, vive a Padova ed è stato capostazione per 2 anni a Piovene Rocchette. Pensa che ha fatto il capostazione anche in una pellicola di Don Camillo e Peppone, perché lui è originario di Brescello, il paese dove hanno girato 5 film della saga di Don Camillo e Peppone. La mitica saga. E quindi lui ha fatto anche la comparsa come capostazione, ma comunque che storia, ha lavorato. Come dicevi, le vicende umane, sì, guarda, dietro questo treno. Cose, interessantissime. Sono delle cose incredibili, veramente delle storie incredibili. Ecco, vediamo appunto, questa è la linea ferroviaria. Sì, la linea che collegava Piovene Rocchette con Asiago, esatto, quindi in particolare esatto. Vogliamo anche dare questa notizia questa specifica. Questa è la stazione di Asiago. Ecco, questa la riconosco, insomma, quando si arriva ad Asiago si vede ancora l'edificio adesso rimodernato, ovviamente. Simile, sì. Ecco, il 30 luglio del 58. Ecco, questo è Goffredo Parise. Ah, ecco, da bambino, quindi sì, da bambino. Grande Goffredo Parise. No, mi faceva piacere dire, questo è Rigoni Sterna, ma le foto scorrono veloci, dire che il 30 luglio del 58 il treno dell'Altopiano partì per il suo ultimo viaggio. Sì, sì, sì. Ecco, poi ecco, sono finite le foto, non volevo appunto togliere spazio al commento delle immagini, poi ce ne sono altre, ma prima di vedere l'altra sequenza di immagini, ti chiedo perché è sparito. Perché è sparito? Almeno gli errori del passato servissero ad evitare errori in futuro, almeno questo, perché se tu pensi che quest'anno è il centenario della nascita, della prima corsa del trenino Piovene Rocchette Asiago, ma è il centenario anche del Bernina Express, che però continua ad andare e ha un successo incredibile, insomma, voglio dire. Quindi vedi come gestioni diverse portano storie diverse. Molto diverse. In questo senso dico, gli errori del passato almeno servissero in futuro a non farne degli altri, perché un mezzo come quello del treno, almeno adesso, vuoi mettere che anche solo dal punto di vista dell'inquinamento, dell'evitare le code sul costo da Piovene Rocchette ad Asiago, quindi sarebbe sicuramente una soluzione anche turistica, indubbiamente, certo, molto, molto valida. Quello che io so è che allora aveva dei costi di gestione molto alti, questo io quindi so. Quindi è stato un fattore economico soprattutto a decretare la fine. E cominciava ad avere una gran concorrenza, ha avuto la gomma, quindi il trasporto su gomma. E quindi questa grande concorrenza, le auto sicuramente cominciavano ad aumentare e dei costi di gestione molto alti. Quindi hanno portato al declino del trenino. E la cosa triste, veramente triste, è che non sono rimasti neanche, per la memoria futura, non sono rimasti neanche i mezzi, insomma, è stato fuso tutto quanto. Quindi non, proprio non esiste, non c'è più nulla di questo trenino, niente, se esatto, non appunto queste foto, questi ricordi ancora di gente che o ha fatto il macchinista o lo prendeva e le storie sono le più strane, perché intorno al treno
succedeva di tutto. C'era la signora che ritirava la biancheria perché sennò diventava nera, c'erano i bambini che giocavano e ne facevano di tutti i colori intorno al treno, c'erano i ragazzini che facevano una gara con contro il treno, loro facevano il percorso corse, in bicicletta, certo, bicicletta. Per chi arrivava prima, se loro o il treno, oppure c'erano i bambini che mettevano le pallottole. Sull'altopiano c'erano un sacco di pallottole, sì, residui, esatto, bellici. Di residui bellici, esatto. Mettevano le pallottole sul binario e quando il treno passava faceva proprio l'effetto della mitragliatrice, capito, per dirti. Quindi anche, cioè, ci sono tante di quelle storie davvero intorno a quel treno, però era comunque, io almeno mi sono reso conto di questo, ogni volta che passava era una festa per tutti, perché la gente si fermava a salutare, a guardarlo, quindi era proprio un evento ogni volta, ed era un evento che si ripeteva più volte al giorno. Ma sì, insomma, certo, l'entusiasmo dei bambini e della gente, no? Vedere questo figlio della rivoluzione industriale, comunque il treno, sì. E non potevano dare emozioni, poi ti dava la sensazione di portarti comunque lontano, quindi c'erano tutte delle storie appunto legate alle vicende personali della gente. Qualcuno è andato veramente lontano, pensa che alcuni di questi libri, dei miei libri, mi fa un certo che pensarci, sono stati spediti in Australia da persone che risiedono sull'altopiano e che però hanno dovuto salutare i parenti che sono partiti, emigranti per l'Australia, e quindi figurati che... Anche una bella soddisfazione per te. Che dolore comunque assistere a queste scene di persone che partono, che se ne vanno, e quindi hanno visto anche queste cose, il treno ha visto anche queste cose. C'è la storia di una signora che è andata emigrante in Svizzera e curiosamente ha fatto il viaggio, lo ha fatto appunto con questo treno, e poi praticamente lo ha ripreso quando è tornata dalla Svizzera con quello che sarebbe diventato suo marito, poi non l'ha più utilizzato perché poi nel frattempo il treno nel 58 è sparito, insomma. Quindi ecco, ultimo viaggio, esatto, per il trenino dell'altopiano, esatto, davvero. Esatto. Ecco, abbiamo visto delle immagini anche di Goffredo Parise bambino, una foto in bianco e nero molto bella, una foto di Mario Rigoni Stern, esatto, sullo stipite della porta, forse con la moglie. Con la madre. Con la madre. Sì, perché poi, eccola qua. Eccolo, vediamo, sì, questa è decisamente la madre. Foto che mi ha concesso la sorella di Mario Rigoni Stern, la signora Maria, con la quale poi tra l'altro siamo in ottimi rapporti, e questa è una foto che è nella sua cucina e lei mi ha dato la possibilità di pubblicarla, insomma. Ecco, lui scriveva, ha scritto delle poesie, ha scritto qualcosa? No, questo che ha scritto, se vuoi lo leggiamo. Sì, leggiamolo, che mi fa piacere. È il suo primo viaggio in, mi perdoneranno perché io non so leggere bene, ma come farebbe un attore. Comunque è la prima volta praticamente che ha utilizzato questo treno, il treno, ed è la partenza per Aosta per l'arruolamento nel Regio Esercito Italiano. Una mattina di fine novembre, a un'ora antelucana, lasciai la famiglia, la casa, gli amici e il paese, come un uccello che mette le prime penne e vola lontano. Il trenino a cremagliera era sotto pressione di vapore e sbuffava, pronto a partire al segnale di tromba. Era buio, pioveva e tirava vento. Mia madre, che già mostrava i primi sintomi di un'artrite deformante che poi per tanti anni l'avrebbe resa inferma, a stento tratteneva le lacrime. Mio padre mi fece le ultime raccomandazioni e gli amici più cari avrebbero voluto vedermi sorridere. Il capostazione suonò la sua trombetta, la locomotiva rispose con un fischio. E questo è tratto dall'ultima partita carte, un libro di Mario Rigoni Stern. Ecco, davvero, intanto hai letto benissimo, quindi vedi che non ti devi buttare giù sulla tua lettura, hai letto come un attore. E comunque è una bellissima testimonianza storica, quindi Rigoni Stern è riuscito comunque a dare il suo contributo per questo libro. Sì, beh, ti dirò che ci tenevo, che visto che non ero riuscito a inserirlo in quel libro, ci tenevo che ci fosse qualcosa di Mario Rigoni Stern, almeno in questo. In questo sicuramente mi ha aiutato anche sua sorella in questo, e però ci tenevo, anche se è un piccolo ricordo, ma è l'importante che ci fosse. Mi hai detto che non leggo male, ma questo libro è diventato anche un piccolo spettacolo, un reading con due attori. Ah, allora con due citiamoli, attori perché che, insomma, è giusto. Sì, Mario Dalla Fina e Eros Zecchini. E io faccio un po' da voce narrante, diciamo. Io presento gli autori, sì, delle poesie, e loro leggono le poesie, quindi è un reading che si intitola Un treno, una valigia, ricordi e poesie.
Ecco, quindi davvero dal libro si è arrivati a una trasposizione, sì, esatto, in qualche modo, sì, anche quasi perché, teatrale, insomma. Sì, sì, sì. Diventava difficile presentare il libro come era stato in quel caso lì. Allora, visto che si tratta di poesie praticamente, quasi tutte poesie, e poi ci sono queste due queste estrapolazioni dai libri di questi due autori, allora è diventato praticamente un reading, insomma. Ecco, una cosa molto carina, sì. Ma è uno spettacolo itinerante, organizzato, sì, delle adesso, presentazioni? Sì, ce ne sono già state, adesso i contatti ci sono anche con altre biblioteche del Padovano e del Vicentino, speriamo che la cosa possa proseguire, certo. Al di là del fatto che finisce l'anno del centenario, ma speriamo che possa proseguire anche. Beh, comunque anche la testimonianza anno. Così toccante, sì. No? Di tanti personaggi, di tante vicende umane, resta. E poi, come hai sottolineato, sì, bene tu, Giovanni, ci sono tantissimi nostalgici, romantici, comunque che amano perché sono collezionisti o perché, insomma, un tuffo nel passato non fa mai male a nessuno, amano appunto leggere questo tipo, sì, di libri e magari partecipare a spettacoli, sì, sì, come i reading che hai appena nominato. Bene, io ti ringrazio davvero per averci accompagnato, non in trenino, però insomma, con i tuoi ricordi, la tua memoria, appunto a questo bellissimo mezzo di locomozione, purtroppo, ripetiamo, scomparso, vero, nel 1958, scomparso. Però rimane vivo appunto grazie alla tua ricerca in qualche modo davvero storica, documentaristica. Sarebbero andati persi tutti questi ricordi, allora. No, quindi hai davvero dato il tuo contributo, puoi esserne fiero, sicuramente c'è un valore anche sociale e umano in questo tipo di operazione, che è appunto la scrittura, la raccolta di questi bellissimi documenti storici. Abbiamo visto delle foto davvero meravigliose, in bianco e nero, molto, molto toccanti. Allora, io ti ringrazio, mostro, grazie, nuovamente i due libri. Sì. Allora, C'era una volta il trenino dell'altopiano, eccolo qui, e Viaggi diversi. Diciamo che sono contigui, l'uno appunto l'estensione dell'altro, sicuramente di godibile lettura. Amici, comprateli, leggeteli, perché davvero meritano, ci sono testimonianze davvero toccanti. La casa editrice è Cleup di Padova, quindi li trovate sicuramente in tutte le librerie. Io vi ringrazio di essere stati con noi, salutiamo il nostro amico Giovanni, grazie, Rattini. Ciao, grazie. Giovanni, grazie, in bocca al lupo per tutto. E io ringrazio sempre voi di accompagnarci sempre nelle nostre trasmissioni, nelle nostre puntate, e di farci compagnia. Grazie, allora vi aspetto domani, sempre fra le 13 e le 14, nel vostro salottino di chiacchiere e caffè. Ciao a tutti, grazie, a domani. We get it almost every night when there are